patologie di riabilitazione posturale da molti anni. Faccio parte del gruppo della NAB Italia da diverso tempo per quanto riguarda la ricerca e la formazione, e l'obiettivo fondamentale di questo video è quello di tracciare le linee guida fondamentali per eseguire l'analisi posturale sui tre piani dello spazio. La metodologia seguita scaturisce da una parte dall'esperienza diretta, dall'altra parte dal tutto ciò che ci dice la posturologia clinica internazionale. I contenuti saranno basati essenzialmente sull'individuazione di alcuni punti di rete per stabilire da una parte l'equilibrio posturale, dall'altra il grado di simmetria corporea. Tutto questo interessa eminentemente il personal coach e il personal trainer allo scopo di tracciare dei programmi di allenamento razionali inerenti alle attività sportive, motorie, soprattutto in termini preventivi, per stabilire il grado posturale iniziale dell'utente. Salutiamo l'atleta Vito Caccavo che collaborerà all'effettuazione dell'analisi posturale. L'analisi posturale prevede innanzitutto l'esame sui tre piani dello spazio, per facilità didattica cominceremo dal piano posteriore, dal piano dorsale. L'utente sarà posto in posizione naturale, indicheremo all'utente di porre i piedi a una distanza, i malleoli all'incirca una distanza di 10 cm, il piede in posizione naturale leggermente extraruotato di pochi gradi, lo sguardo è diretto all'altezza in posizione primaria, quindi all'altezza dei propri occhi sulla parete di fronte. Cominceremo l'esame analizzando eventuali cicatrici, che in questo caso non ci sono, ma potrebbero costituire una fonte di contratture muscolari. Andiamo anche a evidenziare eventuali zone di ipotrofia muscolare e marcate asimmetrie corporee laddove dovessero esserci. A questo punto i punti di rete da considerare sul piano dorsale sono i seguenti, cominciando dall'alto per facilità didattica. Andiamo a notare se ci sono delle inclinazioni del capo o delle torsioni del capo. Andiamo ad analizzare la posizione delle orecchie e vediamo che in questo caso c'è l'orecchio a destra posto leggermente più in alto. Poi dobbiamo valutare bene la cosiddetta linea diacromiale, ovvero la linea che unisce i due acromion, quindi la posizione delle spalle, per capire la spalla più in alto e quella più in basso. Ricordiamo che la spalla più in basso in fisiologia è la spalla della lateralità, ovvero i soggetti destrimani devono avere una spalla destra di pochi millimetri più bassa e leggermente anteposta. In questo caso il soggetto è destrimane, ma presenta una spalla sinistra leggermente più in basso, quindi non è fisiologico. Subito dopo andiamo ad analizzare la posizione delle scapole, quindi l'angolo inferiore della scapola dovrebbe essere simmetrico, anche qui vediamo che a sinistra è più in basso. Scendiamo ancora giù, un altro punto di reperto importante è il processo stiloideo. Andiamo a vedere che sempre il sinistro è più in basso. Quindi a questo punto c'è una congruenza tra spalla sinistra, scapola sinistra, angolo della scapola sinistra più in basso, processo stiloideo più in basso, possiamo concludere che lui presenta una piccola bascula della spalla sinistra. Un altro dato importante da valutare sul piano dorsale è il cosiddetto triangolo della taglia. Per triangolo della taglia si intende lo spazio posto tra il profilo del corpo, del fianco, e la parte interna del braccio. Questi due spazi, questi due triangoli della taglia, in fisiologia, nella normalità, dovrebbero essere simmetrici. In questo caso abbiamo un triangolo della taglia leggermente aperto a destra. Da questo possiamo dedurre che la zona lombare, passaggio dorso-lombare, è leggermente spostato in una sorta di atteggiamento scoliotico, di adattamento posturale, sul lato sinistro. Andando ancora in basso dobbiamo reperire le cosiddette SIPS, le spine iliaco-posterior-superiori, che sono facilmente reperibili sulla cresta iliaca in basso verso
l'articolazione sacroiliaca. Anche questo nella fisiologia devono essere simmetriche. Poi andiamo a reperire anche le creste iliache, mettendo la mano a taglio proprio sulla cresta iliaca e vediamo se c'è una asimmetria. In questo caso vediamo che la cresta iliaca di sinistra è leggermente più in basso, quindi questo soggetto presenta una bascola della spalla sinistra, quindi più in basso, e anche della cresta iliaca a sinistra più in basso, quindi anche il bacino è leggermente squilibrato in basso a sinistra. L'esame sul piano dorsale prosegue analizzando la simmetria o asimmetria delle plighe glutee. Quindi andiamo a valutare se le plighe glutee sono alla stessa altezza, allo stesso livello, anche in questo caso a sinistra è più in basso. Andiamo ad analizzare anche le plighe poplite per vedere se c'è simmetria. E infine andiamo ad analizzare il tendine di Achille per vedere se c'è simmetria e se il retropiede va all'esterno, quindi in atteggiamento di varo, o all'interno in atteggiamento di valgo. Una cosa importante da analizzare a carico degli arti inferiori è capire se c'è un certo grado di valgismo o varismo del ginocchio, ovvero se c'è un allontanamento dei condili femorali si va in una situazione di varismo, se viceversa c'è un avvicinamento dei condili femorali e un allontanamento dei malleoli interni si va in una situazione di valgismo del ginocchio, che può essere spesso bilaterale, in alcuni casi può essere anche monolaterale o comunque di grado diverso. Un altro dato molto importante da analizzare sul piano dorsale è quello di eseguire un test in pressione anteriore per valutare l'eventuale presenza di gibo, ovvero una torsione delle vertebre che indicano un processo scoliotico. Quindi invitiamo il soggetto, l'utente, a unire le mani, a flettersi dolcemente in avanti con le ginocchia distese e, mettendoci di spalle, andiamo a analizzare se c'è una simmetria, quindi un piccolo gibo che notiamo in questo caso a livello lombare destro. Facendo alzare il soggetto più in alto, vediamo che il gibo è anche leggermente posto a livello dorsale destro. Quindi questo indica una torsione delle vertebre con una salienza a livello lombare e anche dorsale delle masse muscolari a livello lombare e delle coste a livello dorsale. Questa condizione viene definita gibo ed è la conseguenza di una torsione scoliotica, quindi di una scoliosi più o meno importante. Chiaramente la scoliosi è più grave quando il gibo o la salienza lombare aumenta in millimetri, che possono essere misurati con alcuni strumenti, ma anche con una semplice livella e una piccola squadretta. E concludiamo l'esame dorsale andando a valutare un dato inerente alla flessibilità della catena posteriore, una catena muscolare che spesso va incontro a retrazioni, facendo di nuovo flettere in avanti il soggetto in espirazione dolcemente e valutando il grado di la distanza tra le dita e il suolo. In questo caso il soggetto utente è abbastanza flessibile, anzi oserei dire molto flessibile, un atleta che riesce a raggiungere addirittura col palmo delle mani il suolo. Possiamo dire che l'esame sul piano dorsale in linea generale è concluso. Tutti i dati vanno riportati su una scheda apposita che il personal trainer e il personal coach possono stabilire come dato iniziale nell'elaborazione di qualsiasi programma didattico di allenamento.